L'hospice dell'ASL di Teramo è un'eccellenza in Abruzzo, un luogo a misura d'uomo dove poter trascorrere il più serenamente possibile gli ultimi giorni di vita, circondati dai propri affetti e sottoposti ad un trattamento di cure finalizzate ad alleviare il dolore. È immerso nella pineta che circonda l'ospedale Mazzini, ha 10 stanze a disposizione. La stessa equipe medica assiste a domicilio 180 persone. Prendersi cura di questi pazienti a fine vita o rispettare le loro disposizioni sui trattamenti finali pone una serie di aspetti bioetici e questioni giuridiche che è importante conoscere e dibattere. Se ne parlerà venerdì prossimo 29 marzo al Blue Palace di Mociano Sant'Angelo in un convegno al quale parteciperanno esperti nazionali in bioetica. Il fine vita è un momento molto particolare e difficile. Il servizio sanitario non solo aiuta questi pazienti all'hospice dell'ASL di Teramo, ma anche a casa, e questo nessuno lo sa. Purtroppo è una dura realtà quello che hai appena detto, perché riscontriamo ancora un deficit in termini di informazione circa questa possibilità assistenziale che noi offriamo a domicilio quando, come hai detto tu, il paziente sta su una situazione di terminalità, chiamiamola così, che comunque rappresenta il periodo più importante della propria vita. Un periodo in cui c'è una fragilità estrema e un periodo in cui ha bisogno di una equipe multidisciplinare, multiprofessionale, quale è quella che noi oggi possiamo offrire anche in virtù di quella che è la legge madre in termini di assistenza, che è la 38 del 2010. Ma si può scegliere come morire? Ma sicuramente sì, oggigiorno si può scegliere come morire, perché oggi abbiamo i mezzi in termini farmacologici e non, e anche la struttura e anche il personale adeguato per poter dare assistenza e far sì che si possa divenire all'exitus che non scegliamo noi, perché c'è qualcun altro prima di noi che fa queste scelte, e che comunque noi però possiamo accompagnarli in una situazione di non sofferenza, che è importantissimo. Infine è giusto sfatare un pregiudizio. Nell'hospice non si entra e poi si muore sempre. Ci si libera dal dolore e si può tornare a casa, dove trascorrere in serenità il tempo che resta da vivere. Colgo favorevolmente anche questa situazione per ribadire che a tutti quelli che ne avessero necessità di potersi rivolgere attraverso il centralino, rivolgendosi all'hospice, per segnalare la propria necessità, e noi sicuramente nel giro di 48 ore saremo a casa loro per valutare la necessità e, laddove questa dovesse essere, iniziare il trattamento così come previsto.